Torniamo a Bruxelles da Leonardo Panetta perché è stato raggiunto da un ospite, Laura Ferrara del Movimento 5 Stelle. Leonardo, ci puoi aiutare con la tua ospite a capire quali sono i termini della discussione a livello europeo, anche tra i parlamentari? Assolutamente sì, Laura Ferrara, deputata di 5 Stelle, tra l'altro appunto anche calabrese, tra l'altro proprio anche della zona del Cosentino, conosce bene quella zona e le difficoltà, si parlava anche di che vivono gli amministratori locali. In un ambito invece più europeo ci si chiedeva, ci chiediamo da tempo quanto l'Europa faccia per sostenere, al di là diciamo dello posizionamento politico dei differenti governi che si sono succeduti in Italia in questi anni, quanto l'Europa faccia concretamente per dare una mano a quei paesi che sono i paesi di primo sbarco di questi migranti. Ma l'Europa diciamo che fa, ma potrebbe fare molto di più. Quando parliamo di Europa ricordiamoci sempre che parliamo di un insieme di paesi, per cui sono sempre delle decisioni che ogni singolo governo di ogni singolo paese membro deve riuscire a prendere, ecco, contemperando obiettivi e priorità di ogni singolo territorio nazionale. C'è un sistema comune europeo di asilo che disciplina ogni singolo aspetto dei flussi migratori. Però devo dire che ad oggi le regole penalizzano i paesi di primo ingresso. L'Europa potrebbe fare molto di più per evitare di sovraccaricare i paesi che oggi, come l'Italia, la Spagna, la Grecia, si ritrovano ad affrontare gli sbarchi, la prima accoglienza, l'identificazione, la registrazione, la verifica la documentazione e le chance di ottenimento della protezione internazionale. Quindi sono tutta una serie di step che richiedono degli investimenti in termini di risorse umane, in termini logistici, in termini di tempistiche molto importanti e sicuramente sproporzionati rispetto a quelli che hanno diversi altri paesi dell'Unione Europea. Ciò che chiediamo da tempo quindi all'Unione Europea, intesa come Consiglio e quindi intesa come governi degli altri paesi che fanno parte dell'Unione Europea, è una maggiore solidarietà e una maggiore cooperazione sia nelle operazioni di ricerca e salvataggio, che ci auguriamo vengano gestite a livello europeo come stiamo chiedendo da tempo, perché purtroppo la tragedia di Cutro ci ha ricordato ancora una volta quanto sia importante avere una gestione europea coordinata e non lasciare i singoli Stati membri e avere una maggiore chiarezza e speditezza anche delle procedure. E poi chiediamo da tempo una via legale di accesso all'Unione Europea, perché se vogliamo combattere gli scafisti e i trafficanti di esseri umani va bene inasprire le pene, va bene creare il reato di strage, siamo d'accordissimo, però occorre offrire un'alternativa legale a chi fugge da guerre e da persecuzioni. Oggi purtroppo non ci sono alternative legali, sicure, sufficienti per persone che o devono decidere di morire sotto una bomba o perché perseguitati dal regime del loro paese, oppure si giocano l'ultima chance di sopravvivenza a bordo di un gommone, di un'imbarcazione sfidando il Mediterraneo oppure le vie terrestri. Questa è la situazione, quindi senza ipocrisia, senza ulteriori tentennamenti, dovremmo rispettare quanto già previsto dal trattato, quindi non rispondere a un appello dell'Italia, ma rispettare quanto già previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione Europea all'articolo 80 e quindi gestire i flussi migratori in maniera coordinata, con cooperazione, solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità. Vie legali di accesso all'Unione Europea e ricollocamenti automatici obbligatori in modo tale che ci sia appunto una distribuzione dei richiedenti asilo tra tutti i Paesi membri.